Ciao ragazze, allora la scatola questa qui di Amazon non dovete buttarla, guardate bene questa qua con le alette all'interno, scatolette quelle delle medicine o comunque di questo formato, queste che si aprono così, tenetele perché tutto questo potrebbe diventare questo. Ecco qua ragazze, vi piace l'idea? È un porta, diciamo un organizer. Andiamo a vedere come l'ho fatto. La seconda cosa che andremo a fare è dividere a metà questa parte. In questo modo. Tenete la parte, una parte più alta, dobbiamo ricomporla in questo modo qua, però appunto dobbiamo dividere, dimezzare leggermente questo spessore di questa linguetta, così, in modo da avere questo movimento. Quindi dovete andare ad attaccare queste due linguette alla parte che si movimenterà. Prendete bene le misure, staccate pure queste due linguette che non serviranno a niente. Col vostro vinavi andrete a centrare la linguettina. Ne metterete un po' e andrete a fare la vostra misura così, in questo modo, chiudendo questa parte, così verrà preciso. Dovrete dare una bella forma alla scatola perché sennò si alzerà. Andate a incollare tutta questa parte. Così. E così avremo una scatoletta che si apre in questo modo. Ora la lascio asciugare e continuo. Possiamo anche portarne via un pezzo, eh? Che poi andiamo a regolare bene la scatola. Picciucate bene. Semmai ci mettiamo anche un po' di scotch. Magari del... del nastro colorato, visto che andremo poi a rivestirla in un modo un po' carino. Vado a tagliare la mia stoffa e questa volta la faccio precisa, pari pari alla mia sagoma. Vinavil,
così. E qua andiamo poi a chiudere. Pensavo che registrasse. Ho tagliato anche di misura questi, sempre con la carta delle fette biscottate, e le ho incollate. Adesso qui stavo pensando se colorare un po' la carta o lasciarla bianca così. Allora, volevo provare a vedere se col distress riesco a combinare qualcosa di carino. Finisco di nuovo col vinavi. Ricoprire anche questo con il mio nastro. E poi darò anche qui la mia finitura con la vinavil, in modo che la scatola resti sempre molto si robustisca. Voglio che duri. Adesso vado ad attaccare le mie scatolette. Lo faccio con nastro adesivo. Adesso vado a posizionare gli elastici per mettere tutti i miei attrezzi. Quindi prendo un pochino la misura qui e metto magari se la colla collabora. Posiziono la prima parte poi andiamo magari a decorare un pochino queste schifezze che vengono della colla. Quando è ben posizionato prendo ben la misura e stringo un pochino. In modo che sia ben stretto nel punto più largo, così sarà anche facile infilarlo poi, no? Ecco qua. Tec. Posiziono anche quello che mi servirà per contenere gli elastici. Per i miei midori. Poi comincio a testa e fermo lì.
comincio a, intanto vedete che chiude perfettamente benissimo, vado a scegliere come posizionare queste cose. Adesso mettere il velcro cercando di darci una forma un po' decente. Vi è piaciuto? Il video è stato pieno di imprecisioni, vi chiedo scusa, mi faceva le bizze il telefono e a volte credevo di registrare, invece non registrava, e quindi adesso vi spiego cosa ho fatto. Intanto questo distress è venuto malissimo, vabbè, pazienza. Poi ho aggiunto qui il del velcro a strappo, così, perché come avete visto dal video dondolava un po', quindi ho aggiunto questo qua e la scatoletta volevo farla in modo diverso, ho visto che poi non veniva bene e allora ho tagliato la linguetta, non va a infilarsi come la scatola originale, ma si pinza semplicemente in questo modo, viene molto meglio anche questa, sia nell'apertura sia proprio come comodità e tutto, viene meglio tagliando completamente la linguetta e infilando direttamente nella scatola in questo modo qua. Per il resto è comodissima. Altre imprecisioni che ci sono state, fatemi pensare, questa carta qui l'ho incollata, è quella lì ondulata delle fette biscottate, sempre l'ho incollata col Vinavil e gli ho ripassato il Vinavil, ho passato il distress e come vedete è un po' lucida, non so se si vede, ho finito di nuovo col Vinavil. Purtroppo pensavo che il telefono facesse il suo dovere, invece era staccato. E qua tutta l'organizzazione della, qua ho riempito un po' troppo perché sennò resta chiusa tranquillamente, non ho neanche tolto le bustine, quindi dovrò andare poi a togliere le bustine perché andrà benissimo senza, non scapperà niente, anche perché non laterò per orizzontale, cioè non laterò per verticale forse, o forse sì, vedremo, sapete che andrà nel mio angolo creativo quando ci sarà. Adesso non c'è, quindi è tutto un paciocco. Vi piace? Cosa ne dite? Se doveste farla, passate del Vinavil magari dove il tessuto potrebbe sfilacciare, in modo da rifinirla. Io adesso lo devo ancora fare, lo farò sicuramente. Benissimo.
Io spero che il progetto vi sia piaciuto. A me ha fatto abbastanza impazzire, non è stata una cosa proprio semplice, però la volevo. Ho visto quella scatola di Amazon, ho detto qua ci esce qualcosa, e quindi niente di più complicato. Cioè, volevo fare magari qualcosa per prendere un appunto, una sorta di midori o un portadocumenti, e poi ho pensato a quella scatoletta dove tenevo gli attrezzi per fare i midori, che era scomoda comunque. Allora ho detto, ma perché non provare a fare una cosa del genere? Ovviamente io provo insieme a voi, non è che dice prima faccio una prova, vediamo se mi viene bene. Non è perfetta, non è proprio semplicissimo farla, ma comunque io mi sono divertita, l'importante è sempre quello. Io vi ringrazio, vi do il tempo è sempre quando io registro una schifezza, infatti abbiamo la luce elettrica, pazienza, io vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio. Ciao, un mondo di baci. Ciao!